Eccoci ad una nuova edizione di Patrimonio TG. Vediamo il titolo in sommario. Prendiamo il re dell'Italian Style in America, Domenico Vacca, e portiamolo a Napoli da Maurizio Marinella, il principe dell'eleganza partenopea. Il risultato? Un raffinatissimo weekend tra tradizioni, eleganza e divertimento. Patrimonio Italiano TV, raccontaci la filosofia che c'è dietro a questo brand così importante e storico. Ah, la filosofia, prima di tutto 105 anni, è un periodo importante, terza generazione, adesso c'è una quarta in pista e quindi di questo siamo ancora orgogliosi. È un miracolo che si ripete, ma la filosofia è quella di trasmettere una bella Napoli, una Napoli che lavora, una Napoli che si impegna, una Napoli che cerca di proporre oggetti di qualità, una Napoli che si sveglia tutte le mattine alle 5:30 per aprire alle 6:30 di mattina, quindi il senso dell'accoglienza, riconoscere il cliente, coccolarlo, consigliarlo, non fare la vendita in maniera fredda, ma non pensare ai fatturati, ai bilanci, agli incrementi, ma pensare ad accogliere il cliente, a fargli passare un quarto d'ora simpatico, gli offriamo le sfogliatelle, gli offriamo un caffè, lo facciamo divertire, gli vendiamo qualche cravatto, qualche pullover, qualche paio di scarpe, loro vanno via contenti e noi siamo contenti di aver trasmesso un po' di emozione. Alessandro Marinella, quarta generazione di questo storico brand. Raccontaci un po' l'appuntamento di oggi. L'artigianalità è un concetto che si sta molto perdendo nel corso degli anni. È quello che noi vogliamo far rivivere perché è il nostro successo. Tant'è vero, è nata questa idea l'anno scorso con Marinella per le cravatte, quindi su misura, le sete stampate a mano in Inghilterra, e si valeva Savoia per le calzature su misura, che fu un grande successo. Allora capimmo che dovevamo implementarlo con altre realtà nei loro campi che rappresentassero quindi l'artigianalità, come Gino Sorbillo, che è famoso, un importante pizzaiolo napoletano in tutto il mondo, come Proraso, che è per la barberia e quindi tutti i prodotti da barba per la cura dell'uomo, Vacca, che è un grandissimo sarto, Fede di San Gregorio, ovviamente, per l'artigianalità dei vini. Abbiamo cercato di creare questo connubio che possa portare l'artigianalità napoletana italiana nel mondo. In Napoli, when love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Dopo questi due giorni io andrò in giro e dirò a tutti i miei ragazzi, a tutte le persone che incontro, che non esiste la crisi, la recessione, l'online verso il negozio. Se uno fa un lavoro di qualità, se fa un lavoro di passione, se fa un lavoro di precisione, vorrei dire, in tutto quello che fa, e con l'entusiasmo di Maurizio. Stamattina Maurizio mi ha chiamato e ha detto vieni giù perché voglio farti vedere una cosa. E quello che ho visto è stato veramente unico. Vedere la coda davanti al negozio della Marinella, di gente che aspettava per l'acquisto di una cravatta o di un oggetto, di un regalo, o di un pezzo di Napoli, perché secondo me Maurizio vende un pezzo di Napoli, è una cosa assolutamente incredibile, per questo voglio fare un applauso a Maurizio.